Si è svolta domenica scorsa la corsa podistica della città di Fano, il quarto trofeo Lamberto Tonelli, organizzato dal gruppo podistico Fano Corre. Si tratta di una gara fortemente voluta dall'omonima associazione in ricordo di Tonelli, fondatori di quest'ultima, noto non solo per i suoi meriti sportivi, come ricordano, ma per ciò che è umanamente trasmesso a tutti i ragazzi del gruppo podistico. L'evento, promosso per il secondo anno consecutivo grazie alla collaborazione con l'Assemblea Legislativa della Regione Marche, ha dato la possibilità ai numerosi atleti provenienti anche dalle città limitrofe di conoscere il centro storico e la zona mare della Città della Fortuna. Un percorso cittadino che, partendo da Piazza 20 Settembre, ha condotto i runners per ben 5 chilometri, attraversando passaggi mozzafiato lungo le mura Augustee, via Arco d'Augusto e corso Matteotti fino all'arrivo in piazza. Ci siamo divertiti, la città ha partecipato, eravamo veramente in tanti. Per Fano Corre veramente è l'evento clou dell'anno, ma a questo punto anche per la città. Tutti hanno partecipato, bambini, giovani, camminatori, corridori, bello, bello veramente. Soddisfatto l'assessore Del Bianco per la riuscita dell'evento sportivo, che ha visto anche il coinvolgimento di animazione con eventi collaterali per famiglie e bambini. Nella città di Fano sono tante le gare, quasi una al mese, podistiche, che permettono a tutti i cittadini di avvicinarsi alla corsa, e la Fano Corre fa proprio questo lavoro. Poi alla fine c'è sempre il gruppo di camminatori, la camminata benessere, io mi aggiungo volentieri. Questa gara parte dalla piazza, è una delle più belle dopo la Colle Marathon, è proprio cittadina, non è di quartiere. Ad aggiudicarsi il quarto trofeo Lamberto Tonelli sono stati Gianmarco Ceresani e Paola Braghiroli. Per quanto la vittoria possa essere bella, ma la vittoria in casa, in pieno centro, la gente che ti conosce, che non ti conosce, ti saluta, ti chiama per nome. Avevo una carica in più, come quando la squadra di calcio gioca in casa, sono in 12, oggi ero in 2. È andata bene, è stata una scelta importante. Sì, è stata una scelta, sì. Poi io sono più per le gare corte, già dopo i 10 mentalmente faccio molta fatica, perché poi quest'anno mi sono dedicata alla pista, gare in pista, 1500, 3000, roba più veloce, e ho approfittato del centro storico di Fano per venire a fare questa gara. La concorrenza femminile, no, ancora si susseguono.